adesso chiudiamo con Roberto Scala. Roberto Scala, dicevamo in telecronaca diretta che tu hai avuto un ruolo fondamentale, sembrava semplice ma non lo era affatto semplice centrare questo risultato e soprattutto un apporto fondamentale, hai dato tranquillità a questa squadra e hai avuto anche tanto coraggio, ora lo possiamo dire. Quando ti hanno detto di prendere questo incarico che non eri mai stato in B1, cosa hai pensato? Allora, diciamo che io non me l'aspettavo. Quando loro hanno fatto questa scelta ho pensato questi sono matti, perché prendono una Formula 1 che è in testa al Gran Premio e dicono a uno così che ha guidato sempre utilitari e vai, fai gli ultimi 8 giri e vinci il Gran Premio. Però con una squadra così è uno spettacolo, perché è una squadra eccezionale. Con ragazzi eccezionali che lavorano sodo, non si danno mai per vinte, sono un gruppo umile e soprattutto sono una squadra, perché fra le cose che non abbiamo detto e che ora si possono dire, noi nell'ultimo mese c'erano più atleti al fisioterapista che in palestra. Abbiamo avuto un sacco di problemi fisici, il nostro fisio Giuseppe Grupi è stato eccezionale, ma loro hanno lottato, noi abbiamo vinto a termine una partita difficile, ma veramente difficile. Abbiamo vinto a pedare una partita difficile quando si è fatta male Alessandra e non era facile uscire da quella situazione, ma perché la squadra è forte, cioè è forte sia tecnicamente ma è forte anche di testa e di cuore, e quindi è stato tutto facile. Io ho dato il mio per quello che ho potuto e siamo qua a festeggiare. Roberto, io ti lascio perché sei reclamato giù che devi fare la foto di Rito. Ancora in bocca al lupo, grazie per tutto quello che hai dato. Grazie a voi.